Un serial killer si aggira per le strade di Gallows Creek e solo Forrest Nash, il DJ radiofonico che sta tenendo la sua trasmissione notturna dagli studi della radio locale, potrà salvare gli impauriti abitanti della città. In questo gioco interpretiamo proprio il ruolo di Forrest Nash. Il gioco è completamente in prima persona e si svolge all'interno della radio locale, una palazzina di due piani, più cantine, e in particolare si svolge per la maggior parte nello studio radiofonico, dove riceviamo telefonate e suoniamo dischi. Come abbiamo detto, la città è in pericolo. Lo sceriffo è stato ucciso e noi abbiamo dovuto prendere il posto del locale 911, rispondendo alle richieste di emergenza. Il gioco copre una fila di telefonate dove dovremo scegliere tra varie opzioni di dialogo cercando di salvare gli ascoltatori. In alcuni casi avremo bisogno di uscire dal nostro studio per andare a recuperare alcune informazioni. Oltre al dialogo, le telefonate possono contenere anche un minigioco o puzzle da risolvere. Se riusciamo a fare tutto bene, il nostro ascoltatore si salverà, altrimenti avrà la peggio. In entrambi i casi la storia proseguirà con alcune variazioni. Killer Frequency è la versione estesa di un gioco dello stesso nome presentato alla Adventure Jam del 2019 e disponibile gratuitamente. Le meccaniche di gioco sono molto simili, ma questo titolo completo certamente è molto più raffinato sotto tutti gli aspetti, dalla grafica all'audio alla storia e soprattutto nell'interazione con gli oggetti circostanti. Oltre a questo, il gioco è sottotitolato in italiano, il che è praticamente necessario essendo un gioco interamente basato su dialoghi vocali. Ho completato questo gioco in circa 5 ore e non sono riuscito a salvare tutti gli ascoltatori. Alcuni enigmi non mi sono stati chiari nel momento in cui sono stati presentati, ma probabilmente rigiocando una seconda partita dovrei essere in grado di risolverli. Killer Frequency è ambientato negli anni 80. L'arredamento dello studio radiofonico riflette molto bene il periodo, in particolare i mixer e l'apparecchiatura con i bordi in legno mi ricordano i mixer che vedevo nei tardi anni 80. Una cosa che a mio parere però rompe l'immersione è che i personaggi che parlano al telefono molto raramente sono costretti dal limite di dover utilizzare solo dei telefoni fissi. In quasi tutte le missioni non è spiegato come l'interlocutore possa muoversi e contemporaneamente telefonare. Certamente è stato fatto per rendere alcune azioni più dinamiche, ma non è realistico che tutti gli ascoltatori abbiano un cellulare o che ci sia copertura in questa cittadina sperduta. Il tono dei dialoghi è molto leggero, forse troppo leggero per una situazione drammatica come quella descritta. Le situazioni sono spesso comiche, cosa che effettivamente è una caratteristica di molti film horror slasher degli anni 80. Come elementi horror c'è naturalmente sempre una certa tensione ogni volta che ci si allontana dalla sicurezza dello studio, ma non ci sono mai jump scare a parte un paio nel tutorial iniziale. Non ci sono neppure elementi grafici come sangue o scene visivamente violente. Tutta la violenza la sentiamo solo tramite telefono. Vediamo ora un po' di gameplay di gioco. Si tratta di una porzione della seconda missione. Bene, eccoci alla parte di gameplay. Questa è il nostro studio, ovvero dove passeremo gran parte del gioco ad ascoltare le telefonate. Diamo un'occhiata a quello che possiamo fare. Abbiamo davanti a noi un mixer con i volumi. Questo è il banco telefonico che vedremo tra un momento. Quella è la nostra registra che si lamenta. Qui abbiamo la soundboard. Possiamo mandare da questo mangiacassette, possiamo mandare della pubblicità. E qui naturalmente c'è il giradischi. Andiamo a scegliere, non so, questa canzone di David Scorpio, la mettiamo su e la accendiamo e la storia prosegue. David Scopo with Moonlight. Peggy, the hell was that? Kids pretending to be a killer who right now is stalking the town? It's a thing. A thing? Oh, kids around here. They pull pranks pretending to be him. By pretending to be this Whistling Man character? They think it's funny, but it's not. It's not funny at all. And there's no chance that our Whistling Man was just a prank. That Leslie... No, that's real.
Christ. Let's stay positive. We still have a show to do. We already have another caller on the line. All right. Let's do this. A questo punto, quando arriva una chiamata, si illumina questa luce. Possiamo fermare il disco. Io di solito mando anche una sigla, ma non è assolutamente necessaria. Okay, right. Well, I'm filling in for 911 tonight. What's your name and what's your trouble? My name is Sandra Sharp and I need the cops now. I'm sorry, Sandra, but the sheriff is dead. We're trying to get help in from Henderson now. What? Oh, God. Listen, you've got to help me then. I drove to the edge of town for a jazz run and now some psycho dressed like the Whistling Man is after me, knife in hand. Oh God, it's actually happening. Where are you now? Did you escape to somewhere safe? Oh, I did, baby. I jazz ran all the way to my car and nothing flat. But I dropped my keys somewhere along the way. I never locked the door, so I've got a place to hide, but I can't get moving. Is there anywhere else you can go? Do you have any friends nearby? Well, I'm not going back out there. I... Oh, shoot. Oh, he's back. Look, I don't know a thing about cars. But I gotta start this engine without the keys. And you're gonna have to help me. Wait, I don't... If it helps, I've got a toolkit buried beneath my spare sweatbands. I'll call you back when I find it. Listening to 189.16, The Scream. Hosted by me, Forrest Nash, your friendly neighborhood radio host, mechanic, and savior. Sit tight while the record spins, folks. This one goes out to you, Sandra. Time to go on the journey that is Blast Processor with their hit song, 1980X. E questo è più o meno la gestione di una telefonata. A questo punto avremo una sorta di missione, che sarà quella di trovare il modo di far avviare la macchina a questa ragazza che ha appena chiamato. E per fare questa missione dobbiamo trovare trovare qualche informazione, diciamo, dai conduttori di uno show sulle auto. Allora, in questo caso possiamo uscire dal nostro studio. Ci sono tutta una serie di porte chiuse, qui non possiamo entrare nella nostra sala di regia. Qua ci sono delle mosche morte. Qua niente in particolare. Ci sono anche naturalmente degli oggetti che si possono trovare, tipo dei dischi. Qui abbiamo i bagni, le scale, che è chiuso. E naturalmente entriamo in questa zona inquietante. Qui c'è una bella fotocopiatrice fax. Possiamo spostare roba, buttarla in giro. Tutte cose non veramente utili. Qui c'è un'altra radio, possiamo accenderla e continuare ad ascoltare la canzone che abbiamo messo su. Possiamo prendere e guardare queste riviste. Non mi ricordo... Ah, qui c'è una bella cassetta di una pubblicità, penso. Grilling Spree Head, perfetto. Questa la portiamo da far ascoltare. Qua c'è questo bel picchio che in realtà non arriva. Qui abbiamo delle informazioni.
che non ci servono in questa missione in realtà. Queste non sono leggibili e c'è un centralino. Ok, perfetto. E siamo, vabbè, qui ci sono dei post-it, altri fogli scritti che non riusciamo a leggere. E questa è appunto la scrivania dei ragazzi delle auto. Quello che ci interessa trovare, a parte questi blocchi anche qui dove non c'è nulla, andiamo a leggere questo foglio. Twins sono questi qua che fanno lo show. Ho preso in prestito la vostra rivista sui furti d'auto. C'è qualcosa di strano in questi huevos rancheros. Mi servirà per leggere, pregate per me. Ok. E quindi sostanzialmente adesso possiamo più o meno avere un indizio di dove sia. Possiamo anche lanciare in giro le chiavi inglesi. Ci sono sempre questi giochini che si possono avviare. Abbiamo dei numeri per roller hacker, roller qualcosa. Va bene, non indugiamo oltre. E quindi, come ci diceva quel biglietto, probabilmente la rivista è in bagno. Andiamo nel bagno degli uomini. Apriamo il bagno ed ecco qua la rivista. Passiamo a leggerla e qui ci sono le istruzioni per manomettere un'auto. Adesso naturalmente noi possiamo tornare in studio con queste informazioni. Mettiamo la rivista qua, mettiamo anche la cassetta che abbiamo trovato nel portacassette, anzi la mettiamo direttamente qua nel da mandare come pubblicità. Ok, allora dicevamo, qui ci sono le istruzioni per manomettere un'auto. Come vedete sono una sorta di minigioco con dei, ci sono vari colori eccetera. Quindi a questo punto posso prendere la chiamata dell'ascoltatrice e devo risolvere questa sorta di minigioco per salvarle la vita. E questo è più o meno il gameplay di questo gioco, ovvero siamo sempre all'interno di questa stanza, tutta l'azione la ascoltiamo per telefono e possiamo trovare alcuni oggetti e indizi all'interno della stazione radiofonica. Bene, chiudiamo con i commenti finali. In conclusione, Killer Frequency è un buon gioco senza particolari difetti che unisce una sorta di work simulator ad una storia ben scritta che ci pone davanti ad alcuni puzzle e ad un po' di leggera investigazione. L'aspetto horror è leggero e può piacere anche ai non amanti del genere. La colonna sonora originale fa bene il suo mestiere di portarci negli anni 80, così come tutto l'arredamento. Il gioco può essere finito in meno di 4 ore, ma ci sono contenuti per circa 6 ore di gioco e può essere rigiocato per cercare di salvare tutti, o vedere cosa succede in alternativa. Si tratta però di un gioco molto particolare, senza azione e dove tutta la storia arriva via audio, quindi ve lo consiglio solo se avete apprezzato la versione gratuita o se siete particolarmente amanti dei radiodrammi e degli horror anni 80.